Stefania, buonasera. Ruocco, si discute nella maggioranza della possibilità di rinviare il voto a Roma, spostarlo dalla primavera al prossimo anno per far concludere il giubileo. Anche il capogruppo Zanda dice che sarebbe una campagna elettorale meno sicura se fosse durante il giubileo. Che cosa ne pensa il Movimento 5 Stelle? Il Movimento 5 Stelle è fermamente convinto che sia arrivato il momento di ascoltare i cittadini romani. Se questo fosse stato fatto prima, adesso non saremmo in questa situazione. E quindi è importantissimo adesso ascoltare i cittadini che soffrono di questa situazione. Siete i grandissimi favoriti per la corsa alla poltrona di primo cittadino di Roma. È una partita anche difficile. C'è chi dice nel centro-sinistra forse è meglio se vincono loro, così si bruciano. Effettivamente però è una poltrona che scotta questa. Penso che sia importante che Roma abbia un governo diverso da quello che abbiamo visto finora. Il PD ha fallito, basta uscire di casa per capire lo stato in cui versa la città. Sporcizia, insicurezza, i trasporti che non funzionano, non è più possibile, bisogna assolutamente cambiare rotta, cambiare direzione. Il Movimento 5 Stelle lo garantisce ed è pronto. Ci confermate che non correranno i big, quindi che le regole non cambieranno? Qualche regola nel vostro movimento con gli anni è giustamente poi cambiata, si è adattata alla realtà, questa cambierà? Noi siamo coerenti, quindi siamo sempre gli stessi e siamo concentrati sul programma, questa è la cosa più importante, rendere la vita dei romani molto più semplice, una pressione fiscale più leggera e soprattutto il livello di servizi essenziali adeguato che meritano. E quando comincerete a scegliere e a discutere sul nome importante, quindi chi prima parte in genere è il favorito? Noi siamo pronti per organizzare la nostra selezione, adesso bisognerà vedere le mosse del governo comunque attuale della città e ci regoleremo di conseguenza. Sarà una selezione aperta a tutti, serviranno dei requisiti per poter... Sicuramente noi abbiamo dimostrato con i nostri consiglieri comunali di avere già una valida squadra all'interno del Campidoglio. Quindi partiremo anche da quelli, dal considerare il loro immenso lavoro. Ricordiamolo che il Marino è stato messo in discussione e insomma, indotto, diciamo così, alle dimissioni grazie soprattutto all'operazione trasparenza condotta dai nostri consiglieri. Mi sembra un ottimo punto di partenza. Cosa fare per questa amministrazione e questa burocrazia che sembra la vera padrona di Roma? Bisogna assolutamente tagliare gli sprechi, ottimizzare le risorse, riversarle subito nei servizi essenziali di cui i cittadini romani hanno immenso bisogno e lo può fare una forza politica che non mangia sulla spartizione di voti e di poltrone. E questo è il Movimento 5 Stelle. Senta, onorevole Ruocco, in conclusione, le dimissioni di Marino sono state annunciate, ma non ancora formalizzato. Lui stesso dice comunque poi dal momento della formalizzazione avrò 20 giorni di tempo per pensarci. Che cosa succederà se dovesse ripensarci, non dimettersi più? Che sarebbe una grandissima sciagura sicuramente per la città. Come dicevo, Roma ha bisogno di rinascere, ha bisogno di recuperare una grande dignità, quindi esortiamo Marino a sbrigarsi presto. Grazie, Carla Ruocco del Movimento 5 Stelle, membro del direttorio.